Una domanda sulle motivazioni per le quali tu hai cominciato tanti anni fa a dedicarti a questo lavoro e in particolare l'aspetto a cui hai dedicato tutto il tuo impegno lavorativo, insomma, l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Ma l'origine, come abbiamo detto più volte, è la Caritas. La cooperativa nasce da un gruppo di ragazze che hanno fatto l'obiettivo di coscienza in Caritas, che hanno deciso di concretizzare queste esperienze in un aspetto lavorativo, fondando la cooperativa. E con lo scopo di dare lavoro a se stessi, ma soprattutto alle persone svantaggiate che avevamo incontrato nella Caritas. Questo negli anni si è sviluppato molto e ci ha insegnato, visto anche i risultati della cooperativa, che il sistema ha funzionato, nel senso che poi la cooperativa è cresciuta molto, a oggi nel picco estivo impiega più di 100 persone, di cui quasi il 50% sono persone appunto svantaggiate, che comunque sudano e lavorano come gli altri, quindi questo ci ha fatto capire che la strada era giusta, è una strada di equità, una strada di partecipazione, perché poi anche queste persone molto spesso sono anche socie e quindi la cooperativa poi è una cooperativa di persone, quindi sono protagoniste del loro destino insieme alle persone che hanno deciso di fondare la cooperativa. E questo forse è l'aspetto più bello. Penso che in questi ultimi anni poi la coesione sociale della cooperativa sia veramente un valore aggiunto. L'unione che c'è fra i soci e anche il consiglio di amministrazione, che oltre a me guida la cooperativa, che comunque coinvolge tutta la base sociale in qualsiasi scelta importante della cooperativa. E dunque, lavoro sociale e lavoro di serie B, uno stereotipo che va, è andato avanti per tanti anni. E quanto incide la professionalità e la serietà lavorativa nel mondo del sociale e che ruolo ha giocato anche il territorio, il legame con il territorio? Il lavoro sociale è stato sempre all'inizio considerato un po' la serie B, sia per gli stipendi, sia anche un po' appunto perché c'era un carico sociale di queste persone che le imprese normali difficilmente riuscivano ad assumere o assumevano solo per l'obbligo legislativo, più come diciamo una tassa, più che come una risorsa. Penso che il vero valore della cooperativa è questo, che ogni persona è una risorsa. Noi diciamo sempre la persona giusta nel posto giusto. E, fra le altre cose, applichiamo lo stesso contratto sia per le persone svantaggiate che per le persone normodotate, proprio perché una persona, anche se svantaggiata, se è messa nel posto giusto, può dare il massimo del lavoro e della produttività. Certo che invecchiando queste persone si aggravano anche spesso nella loro situazione di svantaggio e questo porta a un supporto maggiore da parte della cooperativa. Di sicuro il territorio Emiliano-Romagnolo in particolare, ma cioè in generale, e la provincia di Rimini, che è appunto una provincia dell'Emilia-Romagna, è un territorio che è sempre stato molto sensibile a questi aspetti e ha sempre stimolato anche la nascita e il rafforzamento delle cooperative sociali, una delle regioni che ha fatto una delle prime leggi sulla cooperazione sociale in questi ultimi mesi di legislatura è stata rinnovata, quindi è una regione molto attenta e questo ha permesso uno sviluppo importante delle cooperative sociali e soprattutto ha permesso lo sviluppo di una partnership forte pubblico privato sociale per anche queste tematiche. E per entrare più in dettaglio, la provincia di Rimini, prima con ANA, poi con ERA, per anni ha dato delle grosse commesse di lavoro alle cooperative sociali con l'affidamento diretto come previsto dalla 381 e questo ha permesso alle cooperative di crescere e di aumentare il fatturato. Le cooperative, soprattutto quelle che sono cresciute di più, come anche la Formica, hanno fatto crescere, oltre che l'impegno sociale, come dicevo prima, che anzi è aumentato, hanno fatto crescere anche la qualità dei servizi, certificandosi di qualità, aumentando le personalità, aumentando l'organizzazione, quindi diciamo, hanno spinto su tutti gli aspetti più imprenditoriali, hanno aumentato anche sicuramente i controlli di gestione, anche dalla parte economica, ma mantenendo sempre una grossa vocazione sociale, che ha permesso di far sì di continuare nella mission principale, che è quella dell'inserimento lavorativo. Hanno coi fatti, penso, dimostrato che anche un lavoro complesso come quello della raccolta dei rifiuti può essere fatto bene con persone svantaggiate. Dunque, 6 anni di esperienza da presidente del CSR, Consorzio Sociale Romagnolo, in cui le imprese sociali associate hanno fatto anche i conti con una crisi economica che ha cambiato in parte il modo di fare impresa. Le
Come si è consolidato il CSR in questi anni? Il CSR è un consorzio sociale spiccatamente di cooperative di tipo B, nato nel 96 come La Formica. La cooperativa ha aderito nel 99. Ho avuto l'onore di essere per 9 anni vicepresidente, poi per 6 anni presidente. Penso che alcune peculiarità che ha il CSR sono ancora oggi vincenti. Una delle principali è che è un consorzio unitario a cui aderiscono sia le cooperative di Confcooperative che sia quelle di LegaCoop, e questo è un aspetto importante perché ci ha permesso di presentarci in maniera univoca con gli interlocutori locali del territorio, soprattutto gli enti pubblici, e ci ha anche permesso di sommare dei requisiti importanti per poi partecipare a delle gare. A dire il vero, in questi anni di crisi il consorzio ha continuato a crescere, lo si è stabilizzato con un fatturato importante sopra i 15 milioni di euro, con circa un impiego complessivo di 1 miliardo di persone, di cui il 40% persone svantaggiate, perché è riuscito a mantenere i lavori principali. Il principale è sicuramente quello dell'ambiente, dove è coinvolta anche la Formica, che comunque è su tutta la provincia di Rimini, e poi ci sono anche altri lavori, o con l'ASL, o con i comuni, o con le piccole municipalizzate che sono rimaste, che ha permesso quindi di mantenere un livello importante sia di organizzazione, ma soprattutto un livello politico di interlocuzione con gli enti pubblici, provincia, comuni, l'ASL, che ha permesso alle cooperative di stare posizionate nel mercato in maniera importante. Devo dire che nell'ultimo periodo che sono stato presidente abbiamo lavorato molto, visto anche le modifiche normative nel far inserire, visto che si sta andando gradualmente al superamento dell'affidamento diretto nelle gare di appalto, per ragioni probabilmente ovvie, sia per ragioni di superamento del fatturato complessivo della gara, più di 200.000 euro, della turnazione, della pubblicità, degli aspetti di gara, e quindi il consorzio ha fatto una grande azione politica, partita e accolta subito dal Comune di Rimini, che ringraziamo sempre di questa disponibilità, nel fare un regolamento comunale che introducesse in maniera precisa delle clausole sociali nelle gare, cioè di dare un premio a chi assumeva le persone svantaggiate. Questo per noi è una battaglia anche culturale, perché non dice che sono privilegiate le cooperative sociali, ma mette al centro la persona svantaggiata, nel senso che poi chiunque vince quella gara è obbligato a inserire delle persone che appartengono alle categorie svantaggiate. Questo per me penso sia, almeno nell'ultimo periodo che ho vissuto, una delle vittorie più belle, perché mette al centro quello che per noi è sempre stato al centro. Non è più solo il nostro centro mettere le persone svantaggiate, ma è la cittadinanza, è lo stesso ente pubblico che mette al centro la persona svantaggiata. 2014, grandi cambiamenti. Dal CSR a Fede e Solidarietà, sia in punto nel Consiglio regionale che in quello nazionale. Che tipo di impegno avrai in questa organizzazione che rappresenta le cooperative sociali e le imprese sociali aderenti a Confcooperative? Lasciando il CSR, è chiaro che non è che ho perso del lavoro, ma ho perso forse un impegno mentale, e comunque questi anni di consorzio sono cresciuto molto anche come persona, come anche competenze, e quindi mi si è posta questa occasione, sia prima a livello provinciale, di essere indicato come rappresentante della provincia di Rimini per Fede Solidarietà regionale. Fede Solidarietà è, diciamo, il settore sociale di Confcooperative. Confcooperative ha diversi settori, forse uno dei principali, appunto, Fede Solidarietà, che ha ormai 30 anni, che raccoglie tutte le cooperative sociali. Ha una lunga storia, e questo ci deve comunque far pensare che comunque quello che raccogliamo oggi, che ho detto anche prima, di importanza delle cooperative sociali, anche grazie al lavoro dei nostri padri nella federazione. E come dicevo, ho avuto la fortuna di essere indicato dal nostro consiglio provinciale come candidato, poi eletto al consiglio regionale, e poi all'interno del consiglio regionale sono stato indicato come uno dei 5 rappresentanti per l'Emilia Romagna, quindi questi sono incarichi anche che mi onorano che abbiano scelto me. Sono contento, come è stato poi in passato, che la mia cooperativa, appunto La Formica, mi sostenga in questo cammino. Penso che comunque quello che mi penso di portare come contributo è quello dell'esperienza che noi viviamo, abbiamo vissuto da quasi 20 anni di cooperazione, quindi è un'esperienza sul nostro territorio, un'esperienza che ha toccato punte di eccellenza
su alcuni temi, ma soprattutto, come ho visto anche nel consorzio, anche imparare molto dagli altri e insieme costruire quello che poi ho detto prima per l'inserimento lavorativo, una società più giusta, una società che abbia al centro le persone svantaggiate o comunque i bisogni delle persone meno fortunate. Devo dire che comunque Fede Solidarietà è in questo momento una delle federazioni più forti della Confcooperativa, anche perché il settore sociale è quello che comunque ha tenuto di più, sia come occupati sia come fatturato, perché comunque i bisogni sociali aumentano e le cooperative sociali che sono ormai consolidate, se riescono a leggere i mutamenti del mercato, a oggi possono ancora fare dei risultati importanti e dare comunque risposte importanti ai bisogni emergenti delle persone appunto svantaggiate. L'esperienza in Caritas, poi e comunque poi anche i 18 anni della cooperativa La Formica, che modello di cooperativa sei riuscito a adesso, puoi dire, di essere riuscito a realizzare dal punto di vista dei rapporti, dal punto di vista diciamo dell'organizzazione? Beh. No, in questi 18 anni, come dicevo prima, in realtà la cooperativa è cresciuta molto anche su un tema che io ritengo, ma tutto il CDA ritiene fondamentale, che è la partecipazione democratica dei soci. Per noi la partecipazione democratica non è solo un'assemblea all'anno per alzare la mano per il bilancio, ogni 3 anni per eleggere gli stessi amministratori, ma è un cammino che si fa ogni giorno nel quotidiano, come noi ormai da anni facciamo almeno 2 assemblee all'anno, in alcuni anni ne abbiamo fatte anche 3 o 4 perché c'erano dei temi particolari. L'altra peculiarità che abbiamo sempre fatto, almeno negli ultimi 4 anni, è le pre-assemblee, soprattutto in vista del bilancio, dove tutti i soci lavoratori sono stati chiamati dal CDA prima dell'assemblea a guardare i numeri. Ma non è solo guardare i numeri, in senso che qualcuno ti legge dei numeri, è entrare dentro i numeri. E direi con soddisfazione abbiamo visto che gli soci lavoratori hanno gradito questo percorso e sentono sempre più loro la cooperativa. È chiaro che una cooperativa che cresce e consolida anche dei ruoli, io sono sempre stato il presidente, questo è un tema importante, però è chiaro che noi cerchiamo di far crescere le altre persone, partiamo dall'ultimo socio, anche tutti i ruoli di responsabilità sono suddivisi fra i soci, ci sono molti soci in cooperativa che hanno comunque avuto negli anni un avanzamento anche di responsabilità e quindi di ruolo, non ultimo anche una ragazza giovane che comunque in 2 anni è entrata sia nel consiglio, ma adesso è stata anche per le qualità sia personali ma anche per il ruolo lavorativo raggiunto, è diventata vicepresidente e ha solo 27 anni, perché l'altro grande tema che noi ci poniamo è anche l'intergenerazionalità, cioè nel senso di costruire delle persone che un domani possono comunque portare avanti la cooperativa, perché per noi la cooperativa non è che finisce col primo presidente, ma deve andare avanti, perché pensiamo che il valore che racchiude sia un valore che deve essere protratto negli anni. E l'abbiamo detto più volte, per noi la persona al centro, sia che sia socio che dipendente, ascoltiamo tutte le richieste delle persone, non ci piace pubblicizzare quello che facciamo per i nostri soci lavoratori, posso solo dire che facciamo delle cose che comunque non sono previste dal contratto e neanche fatte da altre aziende, tipo anticipi sullo stipendio o anche anticipi del TFR, ma come dicevo non ci piace pubblicizzare quello che facciamo di bene, perché questo è il bene che noi facciamo, lo facciamo per le persone che lavorano per noi, perché pensiamo di essere una piccola comunità e come tutte le piccole comunità c'è diciamo un capofamiglia, che in questo caso è il presidente, che è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, ma dove comunque tutti i soci, tutti i lavoratori possono dire la loro, però è chiaro che ci sono delle persone che guardando il bene comune portano avanti le istanze per mantenere da una parte aperta l'impresa e dall'altra cercare di accontentare anche le richieste personali. Un suggerimento per i più giovani. Quali sono secondo te gli aspetti su cui si deve concentrare un'impresa sociale che si affaccia ora sul mercato e si vuole impegnare a lavorare nel sociale? E
Io spero molto che i giovani capiscano che il sociale può essere una grande opportunità. Secondo me, come dicevo prima, i bisogni aumentano e essere capaci di dare risposte innovative può creare anche strade e percorsi lavorativi. E abbiamo avuto esperienze in cooperativa anche di inserimento di due giovani ragazze negli ultimi 2 anni e devo dire che hanno portato un vento di freschezza, di entusiasmo che forse un po' si era soppito in noi dopo tanti anni di cooperazione, un po' schiacciati dai temi della gestione quotidiana. Ai giovani dico che bisogna credere nelle idee, nei valori e forse, e su questo come Formica stiamo lavorando molto, avere un po' di umiltà di chiedere aiuto a chi ha già fatto dei pezzi di strada. Noi come Formica pensiamo di avviare a breve diverse start-up, di nuove imprese sociali collegate alla cooperativa, dove noi pensiamo di mettere a frutto le nostre esperienze, soprattutto nella gestione, quindi dalla gestione economica, dal controllo di gestione, dai sistemi di gestione. Tutti questi aspetti che noi con fatica abbiamo maturato con molti anni di vita e di storia, anche lo stesso modello organizzativo lo rodiamo e lo modifichiamo ogni anno, se incontriamo dei giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e di rischiare il lavoro, come poi in fondo forse abbiamo fatto noi 18 anni fa, perché poi siamo partiti con pochi soldi, molte idee, molto entusiasmo e non avevamo nessuno che ci dava, diciamo, l'aiuto per lo startup. Ecco, noi possiamo essere d'aiuto per lo startup sempre che ci siano queste condizioni che dicevo. Quindi ai giovani dico: venite a suonare il nostro campanello, se siete seri, avete voglia di spendervi, forse noi una mano ve la possiamo dare.